particolare il maschio, qui è ripreso, ha necessità, ovviamente come tutti, di accoppiarsi con la femmina, ma la femmina è aggressiva, come avviene a moltissime specie di ragni. Quindi come fa il maschio ad avvicinarsi alla femmina senza essere mangiato, rischiare di perdere una zampa? Si è inventato questa cosa. Porta un regalo nuziale, che vedete qui. Un altro ragno più piccolo lo impacchetta per bene, una confezione importante, cioè un lavoro fatto bene, no? Tutto, e poi lo porge. Ma è vivo quel ragno? No, 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 viene da me. L'ha già ammazzato prima. Sì, sì, certo. Un bel cadavere. Quel ragno funziona benissimo, lo offre alla femmina e la femmina l'idea di massima si concede. Ma la cosa divertente è che questo ragno non si accontenta di un ricco rapporto e una volta fecondata la femmina cerca, proprio come il peggiore, di riprendersi il dono e per andare a cantare una femmina. Cittadino. Sì, e poi lascia, si lascia la femmina. Come quando ti lasci e mi restituisci un attimo. Esatto. Che mi serve per corteggiare una, esatto, manifesta. Beh, poi lascia la femmina da sola ad accudire. Sono fatto la figura un po' piccola all'interno di una tenda particolare. Qui in questo caso è il maschio che fa una figura pessima, però ci sono alcuni casi in cui sono gli esemplari femmina ad essere veramente sporcaccione, okay? C'è un tratto, ad esempio, che è comune a tutti gli esemplari femmina di ogni specie animale, che è il comportamento ambiguo e mellifluo teso a disorientarmi sessualmente il maschio. Non so se avete mai presente, facciamo un esempio, c'è un piccolo uccellino di origine caucasica, che è la Prunella modularis, che tutti quanti voi conoscete, meglio nota come passera scopaiola. Esatto. Che si contraddistingue per un comportamento, no? Una sobrietà degli animali o monti, solo che in certe sere d'estate la Prunella modularis si trasforma in un'autentica ninfomane del sottobosco appennino, cioè la spazza in giro manco fosse un croupier del casino. Sembra una di quelle cinquantenne a quelle feste di addio giubilata, avete presente, no? Cioè si incendono di ciupiti, salgono sopra i tavolacci di legno, iniziano a ballare la lap dance, si strusciano addosso al falchetto pescatore, che ovviamente si eccita come un macaco, solo che il giorno dopo, quando il falchetto pescatore passa sotto il nido, no, per riscuotere la ricompensa, sai lei che cosa fa? Non lo caga in stessa. Stesso comportamento identico, no, agli esemplari femmina della nostra specie, è vero Francesco? Come quando a 20 anni, vi ricordate quando andavamo a fare quelle gridate sulla spiaggia? Che roba è, Francia, eravamo insieme in Grecia, che era un becero espediente, quello ubriacare a tuono la fetta, azzerare i freni inibitori e limonare come se non ci fosse più un domani. Poi alla fine più che limonare con una femmina, con una grolla dell'amicizia. Sono anche delle signore in sala, capite? Vabbè, parto dicendo altre cose, cioè a quell'età avevamo l'esuberanza sessuale che passavi soprattutto, dai, facciamo tutte quelle nottate intere, tu per primo a fare del betting selvaggio in Bermuda sulla sabbia umida, che è roba da fakiri, perché il grifo di Raffa, il tuo cucciolo di mamma rosa, ma poi riesce a scappare fuori dal Bermuda, solo che invece che centrare il bersaglio lui friccava la testa sotto la sabbia e rendeva fuoco come un bengala, però stoico andava avanti lo stesso, aveva una sole del dolore elevatissima, vangava tutta la spiaggia, facevi dei soldi che ci potevi piantare i fagiolini, ci giocavi a vivere. E comunque, a proposito di femmine, tutte le femmine ci sbadavano anche loro, no? Quelle serate sulla spiaggia. Quanti di voi, ho detto alla amica prima di una serata sulla spiaggia, dai, Serena, sera andiamo lì, ci facciamo dare dei metri di lingua da chiunque, tanto domani diciamo che siamo ubriachi, non ci ricordiamo. Anche mia moglie faceva così. No, scherzo, però poi si è spiegata da come tipo, abbiamo deciso di sposarci. Tra l'altro, volevo forse fare una piccola parentesi, perché siamo appena tornati quest'estate nella stessa spiaggia dove ci siamo conosciuti ed è stato bellissimo, una spiaggia dell'arcipelago della Maddalena, meravigliosa. E certo, le cose cambiano perché a 40 anni non hai più lo stesso approccio vulvocentrico alla vacanza, cioè in spiaggia non ci arrivi più alle 2 del pomeriggio ancora cotto di mojito della sera prima, ci arrivi alle 5 del mattino,
tipo tua moglie, tua suocera, tuo figlio, questo perché quello spaccacazzi di bambino non può prendere il sole nelle ore più calde. Non te ne frega niente perché sei felice, la riconosci, quella è la tua spiaggia, c'è cioè la sabbia bianca, le piante di fagiolini sul bagnato. Foga, dice, oggi no, con la violenza del semplice gesto, lei ti intima l'abominio. Non è vero, piantare l'ombrello. E ti viene da dire, Rosatina, sono le 5 del mattino, c'è ancora la luna. Capisci che a sto giro l'ombrellone io lo pianto nel cuore di tua. Lo fai, perché il pallo non è di Frassino, perciò lei sopravviverebbe lo stesso. Testamenta per forare il sottosuolo e intanto pensi, esiste qualche cosa di più mortificante per un maschio alfa di animale uomo di mettersi a pecorina e piantare un ombrellone sulla sabbia? Non lo so, però forse te lo meriti, capisci che se dopo 17 anni di convivenza hai accettato supinamente di piantare ombrelloni anche sopra scogli di granito, sopra rampiche di vento a 160 km all'ora, nonché di percorrere impervi sentieri spinati di accesso alla spiaggia con a tracolla una borsa frigo giallo Anna sta 60 litri rigida i cui spigoli si conficavano in capo. Non è capito che tua moglie si configura come un gigantesco mastodontico cingolato a spaltacarsi, beh. Sera, perché ci dobbiamo annettare. L'hai un letto? Sei con la tua cameretta in piazza Malini, la cameretta, esatto. C'è ancora una vedova nera in quella cameretta.